Allora, amici del canale, buongiorno. Oggi è lunedì 20 luglio, torniamo per una nuova escursione e oggi andiamo alla Becca Torché, che è una delle becche del gruppo delle Dame di Chalin. E ovviamente non sono da solo, sono in compagnia di tanti amici oggi, alcuni nuovi che ve li presento subito. Allora, partiamo da Luana. Ciao. Ciao. Aurora. Ciao. New entry che dovevamo organizzare da tempo. Franz. Ciao. Un po' che ci andava. Edo. Ciao. Ritorno. Massimo, che finalmente si fa vivo. E Marco, che abbiamo già visto su Monfaler. Ciao. Quindi sigla e... Siamo all'Alpe d'Ondale, giusto? L'Alpe d'Ondale, per venire su fino qua bisogna avere un permesso, perché sennò bisogna rimanere sotto. Poi metterò il link in descrizione in dettaglio e da qui si parte e si va fino al Col d'Ondale e poi su alla Becca Torché. Stiamo arrivando al Colle del Dondale. Colle Dondale. Dal Colle Dondale bisogna scendere di nuovo per recuperare poi la traccia sulla sinistra. Sulla nostra meta, in mezzo alle nuvole, la becca blu non si vede proprio. Edo, la provare. Stiamo arrivando lassù, la nostra cima, si vede la croce. La bellissima la becca di blu, l'altra dama di Chalin. Questo pezzo è un po' ripido su rocce. Marco, che mi vuole tanto bene. Fermando anche Marco. Edo. Non volevo. E Franz laggiù. Perché resti? Momenti di difficoltà. Vorrei che si sentisse questo. Aurora e Juana. Laggiù c'è la becca di blu. Bellissima. Ma cos'è sta cosa che fai? Il grande Massimo Fica. Runner della Madonna. Thank you.
Ragazzi, iniziamo la discesa. Salutiamo la Becca Torché, bellissima. Ci ha regalato delle belle emozioni. Franz, ce l'ha fatta. Adesso vediamo con la discesa. E se vedrete questo video vuol dire che siamo riusciti a scendere. A dopo. Ovviamente il pezzo di salita è il pezzo di discesa più delicato. Scesi dal Condondale, che comunque non sembra, ma tira su abbastanza. Tanto ragazzi, di 7 stiamo tornando giù in 4, siamo stati decimati. E adesso capirete e capirete perché. Ciao! Ciao! Ma dai! Guarda che belle facce! Che non hanno più male alle ginocchia improvvisamente. Dai, ci vediamo sotto all'Alpe, va. Allora ragazzi, siamo a fine escursione, due considerazioni veloci. Allora, fino a Col del Dondale il sentiero, il tragitto è molto ben segnalato da frecce gialle su roccia, quindi non ci sono problemi. Dal Col del Dondale si scende un attimino, circa un dislivello di 100 metri. Per ripartire sulla sinistra il sentiero vero e proprio. La traccia nella prima parte per andare alla Becca Torché non c'è, si perde tra prati e rocce. Quindi bisogna fare affidamento un po' anche al senso dell'orientamento, per quello che è data un po' come escursionisti esperti questa gita. È una gita comunque faticosa, non è da sottovalutare e bisogna essere allenati, perché il dislivello è molto concentrato, soprattutto nell'ultima parte, che è molto ripida. C'è uno sviluppo molto ripido dal Col del Dondale in su. Voilà, da tradizione, piede nella fontana. Dopo una gita faticosa. Bene ragazzi, escursione finita, momento topico della birra e della bevuta, e un ciao a tutti gli amici del canale da Marco, Franz, Massimo, Aurora, Luana, Edo. Ciao. Ciao.